Grida sempre ad alta voce, questa è casa mia, e puoi farlo da Bagnaria fino a Pavia. Grida forte che ti sentano fino a Breme, che la voce arrivi fino a Valle Salin bene. Perché dillo non si batte, stateci vicino, come fanno anche gli amici di Vistarino. Qui vi tiene compagnia solo gente alla mano, che potete anche seguire da Novara a Milano. Cilavegna, poi Tromello fino all'Andriano, Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottoviano. Quindi ora fa un sorriso che si comincia, gireremo insieme tutta la provincia. Carissimi, a tutti voi ben ritrovati. Oggi sono a Santa Maria della Versa e qua dietro appunto c'è la cantina La Versa. Ebbene, siamo qua per un evento davvero molto particolare, neanche a dirlo dedicato al vino, ma che ha portato qua tanti ragazzi provenienti da istituti alberghieri da tutto il nord Italia per sfidarsi in una gara dedicata appunto al fondatore della cantina La Versa. E allora molto da vedere e anche molto da assaggiare. Benvenuti a tutti. Per l'amministrazione delle cantine La Versa, Giancarlo Baruffi, molto piacere. Piacere tutto mio, a voi. Allora, lei ha il compito di darci il benvenuto in questa giornata speciale per le cantine, per i protagonisti che ci raggiungono. Insomma, oggi La Versa si mette al centro dell'Oltre Po e si rilancia verso il futuro. Esattamente, La Versa rappresenta una storia di 110 anni nella produzione dei vini e della spumantistica dell'Oltre Po Pavese, quindi siamo tra le più blasonate d'Italia. Al di là delle mode del presente, franciacortine o comunque prosecchiste, La Versa era, è e sicuramente sarà un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la valorizzazione del pino nero nella sua declinazione nel metodo classico e dello spumante in generale. Oggi siamo qui, tra l'altro, per una bella occasione. Insomma, dico che La Versa guarda al futuro perché oggi c'è un memorial dedicato ad una persona importante per la vostra azienda e che proprio vede giovani protagonisti arrivare da tante scuole alberghiere in giro per l'Italia. Esattamente. 110 anni fa Cesare Gustavo Faravelli fondava la cantina sociale, correva il 21 maggio, con 22 persone. Un piccolo gruppo per un grande avvenire. La Versa oggi si sta rilanciando in una nuova immagine e con nuovi obiettivi, ha deciso di puntare proprio sui giovani. Le scuole alberghiere di 6 regioni italiane, 10 scuole, sono tantissime, proprio per investire e conoscere un marchio che non è un brand locale, ma deve tornare ad essere un brand nazionale. Il futuro cosa dice? Il futuro è roseo per sua natura, non possiamo che essere ottimisti, non ultimo perché abbiamo grande entusiasmo e soprattutto costruito una squadra anche di giovani protagonisti che sono molto 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 motivati per questa avventura. E oggi è stato organizzato proprio da giovani e questo è tutto un dire ed è un ulteriore auspicio per un futuro che, torno a dire, noi vediamo e speriamo sia roseo per eccellenza. E allora non resta a questo punto che lanciarci a capofitto in questo bel evento e scoprire quello che oggi avete riservato per noi. Quindi a tutti voi, benvenuti. Buona giornata e divertitevi. Grazie mille. Andiamo. No, dico, vieni alla Versa e vuoi non dedicare almeno un momento a queste bellissime cantine? Qui ci sono un sacco di bottiglie e c'è anche un enologo con noi che è Andrea Rossi. Ciao Andrea. Ciao, grazie, benvenuti. Grazie mille. Nel cavò della Versa. Il piacere è tutto nostro, anche perché comunque fa sempre un bellissimo effetto entrare in una cantina, poi questa è storica. Una cantina storica, qua abbiamo circa 1.300.000 bottiglie di metodo classico, una cantina con una grande storia, nata nel 1905 e subito riconosciuta come pioniera del metodo classico, quindi un esempio da seguire e che è stato seguito da tutte le altre aziende che poi hanno fatto metodo classico in Oltre Po Pavese e in Italia. Ecco, che cosa rende La Versa, insomma, quali sono le caratteristiche della sua produzione più importante che fanno riconoscere il marchio? Il marchio, appunto, come stavo dicendo prima, è stato riconosciuto subito per la produzione di qualità, di bollicine di qualità a base di pino nero, perché la Valle Versa dà degli ottimi vini a base di pino nero. Ecco,
Pino Nero, che tra l'altro presumo verrà anche utilizzato appunto dai ragazzi che tra poco si sfideranno in questo bellissimo memorial, che è una bella occasione per portare insomma tanti giovani a scoprire anche quella che è poi la realtà concreta del lavoro, ma anche poi per, secondo me, testare anche il prodotto, per capire dove si può arrivare con qualche idea giovane, perché anche loro portano delle idee oggi. Ah, loro sì, portano delle idee utilizzando un prodotto che invece ha secoli di storia e di tradizioni alle spalle, quindi loro utilizzeranno il nostro metodo classico, quello di OCG oltre Papavese, a base di Pino Nero, per fare i loro buonissimi cocktail poi nel pomeriggio. Senti, concludo una domanda specifica per sì. Te, com'è fare l'enologo qua dentro? Posso dire che è emozionante, poi quando ti piace fare un lavoro non ti pesa, e poi fare il metodo classico ha veramente una... dietro c'è proprio tutto un alone, una tradizione, perché tu vai, prendi il vino, lo metti lì, e come puoi vedere qua abbiamo vini dal 2004 in su, e quando tu hai messo dentro il vino devi aver fatto le cose più che perfette, perché sennò poi non si può più tornare indietro una volta che hai imbottigliato. Come un papà amorevole ma professionale. Potrei valutarla anch'io questa carriera. Sì, grazie sì. Mille Andrea, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao. Ed eccoci in compagnia di Michela Stan, responsabile del controllo qualità. Buongiorno Michela. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, sono venuti ragazzi da tante parti d'Italia per una gara di barman. Insomma, un bellissimo evento, intanto è la prima volta e quindi è sicuramente un buon comincio. All'interno delle cantine, cosa succederà oggi? Oggi la Versa ha deciso, dopo tanti anni di lavoro, di dedicare una giornata a questi ragazzi che sono il nostro futuro, i nostri futuri professionisti. E quindi abbiamo organizzato una giornata dedicata completamente a loro, in quale i ragazzi, partendo dalle loro destinazioni di origine, partendo dalla Toscana, all'Emilia, alla Lombardia, vengono qui per creare un cocktail, quindi come il loro lavoro da barman, da futuri barman professionisti, creano questo cocktail con all'interno il nostro vino, il nostro Pinot La Versa, la nostra etichetta più antica, diciamo. Questo evento l'abbiamo dedicato al nostro fondatore, a Cesare Gustavo Faravelli, e quindi è il primo memorial Cesare Gustavo Faravelli, il nostro fondatore, che ha fondato l'azienda nel 1905 insieme a altri 22 soci. Ecco, chissà che magari che da qualche ragazzo che c'è qui oggi passi anche qualcosa del futuro di questa azienda. Vedremo, insomma, adesso però sono veramente tanto curioso di vedere come questi giovani futuri professionisti utilizzeranno anche i nostri prodotti proprio per andare a realizzare dei cocktail sensazionali. Grazie mille, buon lavoro, so che la giornata è lunga. Sì, è vero. Bene, andiamo che la gara comincia. Grazie. Presento anche qualche protagonista sul campo che si sta preparando per la realizzazione del suo cocktail. Come ti chiami? Morris Binacchi. Da dove vieni? Casoni, in provincia di Reggio Emilia. Reggio Emilia. Cosa prepari oggi? Oggi preparo un lemon tree. Lemon tree? Sì, vuol dire albero di limoni, ma che mi sono ispirato al colore del mio cocktail, che riguarda anche la canzone. E il colore del limone, quindi, perché ho usato il limoncello e un liquore di erba Luisa, quindi sia per il colore che per anche il profumo di limone. Quanti anni hai? 17. Buon lavoro caro, ciao. Grazie. Come ti chiami? Mary. Da dove vieni? Pavia. Allora, che ci prepari?
Autumn Flower. Com'è? Allora, è il premix di spremuta di mandarino e centrifuga di carota, Saint Germain, crodino, sweet and sour e spumante, la versa. Sei pronta? Sì. Poi te dici un po' agitata, certo. Eh? Vai, bocca al lupo, ciao ciao. Sì, grazie. E allora ecco, mi sono tornato intanto per stringere le mani e fare i complimenti per il bel evento. Grazie, grazie, grazie. Ragazzi, si sono divertiti. Sì, è stata dura ma ci siamo riusciti. C'è ancora una cosa importante però da dire, soprattutto rivolta ai consumatori, perché c'è un punto dove il vino viene venduto ed è appunto il Wine Point, un punto molto importante per voi. E senza dubbio il Wine Point, tra parentesi, cade nella sede di un'altra azienda storica dell'Oltrepò, della Cantina Sociale di Montescano, che era stata fondata nel 1907, quindi 2 anni dopo la Versa. Era stata acquisita alla fine degli anni 90 dalla Versa e parte di questa azienda è stata trasformata in magazzino e una parte molto significativa, quella che voi vedete arrivando dal bottiglione in mezzo alla provinciale, in Wine Point. È il nostro punto vendita per quei vini che chiaramente non trovano allocazione all'interno dei supermercati o della grande distribuzione, tipo i nostri metodi classici, ma che per essere acquistati necessitano proprio di una visita. Tutte le domeniche ci saranno degli eventi ad hoc per far conoscere i vini, gli abbinamenti e soprattutto la storia del vino, perché il vino è cultura, non solo tradizione. Oh, questo era proprio un bel messaggio con il quale salutarci e concludere. Noi naturalmente da qua vi salutiamo e l'invito è ad assaggiare queste fantastiche bottiglie se ancora non lo avete fatto. Grazie mille. Grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao cari. E allora dillo, e allora dillo.